La ragazzina sta come stanno tutti i figli dei separati, eh? Quello che importa è l'amore, no? I soldi servono, no psicologo. Come ti chiami? Barbara. E come stai, Barbara? Sta bene. E quanti anni hai? 8 anni. Immagina che questo qua in fondo è il mare. Puoi metterci dentro tutte le forme che vuoi. Ma che è, un gioco? È un modo di sognare con le mani. E lei non gioca mai. All'otto. E beh, se non gioca lei con questo nome, fortunata. Devi giocare col cuore. Devi fare una strategia basata sull'amore. Come sta? Come la vuole che sta? Come la conosco io, Barbara, non la conosce nessuno. No. Come sta lei? Ma che se pensa che mi siedo qui e racconto i fatti miei? E allora perché si è seduta? Non sta bene! Ma tanto che me ne frega a voi, eh! Tu non sai la merda che mi ingoio ogni giorno con il sorriso in bocca! Io non ti posso più vedere, lo capisci? Io non posso più vedere tua figlia! Io non posso! Oh. Non posso, oh, non oh. posso! Vivere! Conto un cazzo, hai capito? Io sono il padre, poi non c'ho diritti. Ma te la parola diritti non sai manco come si scrive. Era il segreto nostro. Ma quale segreto? È solo cazzate, noi due siamo capaci a dire. Ma tu non puoi vivere così, ci sono le istituzioni, le regole, sei sempre in guerra con tutto. Ma te le regole hai rispettate quando mi sei zompata addosso? Sì, non vado in giro a zompare addosso alla gente. Io mi sono giocata tutto, tutto quello che avevo. Ho perso tutto. E combattere e lottare contro tutto, contro. Oggi voglio stare spento. Lo sai che mi diceva sempre mio padre? Ma chi io dice che sta vita è meglio di quell'altra? Però questa è l'unica che conosciamo. Ciao ragazzi, oggi ho per voi un'altra top 10 molto molto interessante. La classifica dei film più visti al cinema in Italia dagli anni 50 ad oggi. E questa classifica è basata sul numero effettivo di biglietti venduti e non sugli incassi. E svela una prospettiva diversa sui film che hanno realmente conquistato i botteghini italiani. Allora, partiamo con il 10° posto, dove troviamo La donna più bella del mondo, del 1955 di Robert Z. Leonard, con Gina Lollobrigida e Vittorio Gassman, che ha raggiunto oltre 12,5 milioni di spettatori. Poi al 9° posto vediamo Il Gattopardo, del 1963 di Luchino Visconti, con Burt Lancaster e Claudia Cardinale, con oltre 12,8 milioni di spettatori. Poi abbiamo Ulisse di Mario Camerini con Kirk Douglas e Silvana Mangano, che si piazza invece all'ottavo posto con 13,1 milioni di spettatori. E poi al 7° Il piccolo mondo di Don Camillo, del 1952 di Julien Duvivier con Gino Cervi, visto al cinema da oltre 13,2 milioni di italiani. Il posto numero 6 è occupato da La dolce vita di Fellini, che ha raggiunto più di 13,6 milioni di spettatori. E ad aprire la top 5 è Per qualche dollaro in più, di Sergio Leone, con Clint Eastwood, con 14,5 milioni di biglietti venduti. Al 4° posto continuavano a chiamarlo Trinità, del 71 di Enzo Barboni, con Bud Spencer e Terence Hill. E con 14,5 milioni di spettatori. Al 3° posto abbiamo Per un pugno di dollari, del 64 di Sergio Leone naturalmente, con Clint Eastwood e Jean-Marie Volonté, con quasi 14,8 milioni di spettatori. Al 2° posto si piazza Ultimo tango a Parigi, del 72 di Bertolucci, con Marlon Brando e Maria Schneider, che ha venduto oltre 15,6 milioni di biglietti. E il record assoluto di tutti i tempi per quanto riguarda i biglietti venduti nelle sale italiane è di Guerra e Pace, del 55 di King Vidor, con Audrey Hepburn e Vittorio Gassman, che ha raggiunto ben 15.707.723 persone. Una cosa certa che risulta da questa classifica è che andiamo meno di una volta al cinema, perché quasi tutti i film della top 10 sono degli anni 50, 60 e 70, ovviamente. Adesso ci sono altri canali per vedere i film, però il cinema rimane in assoluto il più valido e il più usufruito. Cosa ne pensate di questa classifica? Fatemi sapere cosa ne pensate, io vi aspetto al prossimo video. Ciao a tutti!